Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una doppia reaction e oggi andiamo ad ascoltare Mama I'm a Criminal, ma anche Storie Tristi di Paki. Partiamo dalla prima, che è uscita più o meno una settimana fa, a differenza di Storie Tristi che droppa tra qualche minuto all'una. Non l'ho reactata, a differenza di Blower, che invece vi lascio il link in descrizione, in cui proprio alludevo al possibile disco di Paki, che in questo lasso di tempo poi per fortuna è stato anche annunciato. Quindi uscirà, si chiama Salvatore e essenzialmente dropperà l'11 marzo, tra una settimana. Come dicevo anche in Blower, io personalmente sono abbastanza curioso di ascoltare il progetto, perché Paki è un ragazzo che poi ci sa fare, ha suoi alti, suoi bassi sicuramente, però serve proprio un album per poterlo giudicare a 360 gradi. Prima di procedere con la reaction vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non lo foste e di lasciare un mi piace nel caso in cui non l'aveste già lasciato. Adesso che l'avete fatto possiamo andare con Mama I'm a Criminal. Ok, questo è il sample di qualcosa. Ok. Ehi. Freddi sguardi persi dentro un tribunale. Vengo da dove il crimine prevale, dove il furto abituale ti ci devi abituare. Abbastanza storytelling, eh. Mamma criminale, va bene. Ricordi quando stavamo quattro in un bilocale. Adesso ad avvocati, uno è solo per musica, l'altro è per il locale. Ehi, 30 anni dentro che un giorno da infame. Va bene. Non ci sono che morir di fame. Ehi. Era senza soldi, il libro non lo può comprare. Mamma criminale. Va bene, ci sta, carina. Sinceramente non mi ha fatto impazzire. In generale reputo Blower più bella. Sicuramente quella è una canzone anche che ha un po' più il sound da banger, proprio da hit. Invece questa, a differenza, è molto più introspettiva, anche un po' più seria come pezzo, se vogliamo. In alcune parti, soprattutto nella prima strofa, ma in parte anche nella seconda, lui secondo me fa anche abbastanza storytelling ed è pure bravo nel farlo. In generale racconta un po' quello che ha passato, povertà, criminalità, insomma tutto quello che poi ha dovuto passare prima di diventare un rapper in un certo senso di successo, comunque di lasciare quella vita che magari faceva prima alle spalle per appunto intraprendere questa. Niente che mi abbia colpito davvero, ma nemmeno una canzone che insomma mi abbia fatto schifo, quindi ci sta. Alla fine un album secondo me deve avere anche delle tracce introspettive, e questa comunque, se magari la metti insieme a un'altra due tracce, ci sta benissimo. Quindi boh, non ho nient'altro da dire. Il sample, come vi ho detto, sarà sicuramente ripreso da qualche tipo di canzone. Il ritornello in generale poi non è che mi sia proprio piaciuto tanto quello. Le strofe sono rappate bene anche a livello di testi, il ritornello un po' così. Io mi sposterei direttamente a questo punto su Storie Tristi, di cui credo che uscirà anche un video, perché ho visto che su Instagram insomma ha pubblicato un post dove si vedono delle riprese, quindi sicuramente ci sarà un lavoro dietro, sperando che sia uscita, ma dovrebbe essere uscita. Vediamo qua, eccola qui, Storie Tristi. A questo giro la produzione è di Night Skinny. Con gli occhi trasparenti da vederci dentro. Merci sotto vuoto, clan rivali fanno fuoco. È troppo tardi quando lo mettono a fuoco. Queste strade che ti crescono e ti schifano. Ti incolla con me uno sticker, scegli quanto è difficile. Dammi un'occasione per cambiare situazione a bracci finti. Bello sto ritornello. Ricordo una notte ottobre, rubato che cosa occorre. Lo tolsi un po' mi misi a correre. Quartiere tetra, bambini costretti a crescere in fretta. A 15 non voglio un libro, è già da un po' di tempo che sta dentro. Figlio con una lettera, non spiega che cosa ha dentro. Se giusto davvero, a chi è che posso chiederlo? Perché quando lo vedo non si sente. Baci insipidi che non hanno più sapore, storie tristi. Se devo essere sincero, questa mi è piaciuta per esempio molto di più di Mama My Criminal, ma secondo me non c'è nemmeno proprio il paragone. E a differenza di quella canzone, visto che ho ascoltato, insomma, facciamo un piccolo paragone, qua il ritornello secondo me è super azzeccato, anzi direi che quasi è la parte più bella della canzone, nonostante le due strofe che fa anche sono rappate bene. In alcuni punti la sua capacità di scrittura secondo me si è anche superata. A differenza di Blower, anche qui non è proprio un banger, è più una canzone abbastanza introspettiva, che ripeto, parla sempre comunque alla fine di quello che ha passato, di povertà, di criminalità e insomma tutto quello che poi caratterizza l'immaginario di Paki. A questo giro la produzione di Skinny si fa sentire, dà un po' quell'aria street al pezzo, e che dire, Paki in realtà negli ultimi
mesi, secondo me, ha acquisito un sacco di hype che prima, non dico che non aveva, ma sicuramente non così tanto. Quindi, da quello che ho visto, cioè, c'è davvero tanta gente che aspetta questo album. Sono contento, spero che non deluderà. Per ora non abbiamo né tracklist né featuring, non sappiamo veramente nulla. Ripeto, l'album dovrebbe uscire proprio venerdì prossimo, quindi si parla di una settimana esatta. Secondo me, man mano che insomma arriva lunedì, martedì, mercoledì, verranno svelate sempre più informazioni e spero che appunto quello che poi ne uscirà fuori soddisferà un po' tutti, ma diciamo basta che soddisfi me, voi dagli altri non me ne frega un cazzo. Quindi concludendo, cosa possiamo dire? Sicuramente due belle tracce, abbastanza introspettive. Ripeto, ho preferito questa Storie Tristi, diverse da Blower, che probabilmente sarà anche una delle hit dell'album, dei banger. Spero che ce ne siano altri, perché lui anche su quello stile è davvero molto forte. E che dire, ragazzi, aspettiamo l'album. Voi cosa ne pensate? Le canzoni vi sono piaciute? Quale di più? Scrivetemela qua sotto. E soprattutto, siete in hype per l'album? Fatemelo sapere. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace. Nel caso in cui non lo foste, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate la campanellina, così non vi perdete ogni video che carico. Come sempre vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, Instagram, Facebook, seguitemi ovunque. Le mie playlist su Spotify, sia quelle del rap americano che quella del rap italiano, ma anche tantissime altre, e soprattutto il link al gruppo Telegram. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slat.